Cosa si prova prima di iniziare a ballare? Io l'ho scoperto ormai 8 anni fa, quando ho fatto il mio primo spettacolo. Ero dietro il sipario, in attesa che si alzasse. Sentivo scorrere un'adrenalina dentro di me che non avevo mai provato. Ero carica e pronta, ma allo stesso tempo spaventata di dover affrontare qualcosa di nuovo, perché se non fosse piaciuto lo spettacolo avrei vanificato il lavoro di un anno. Lì dietro ho scoperto un piccolo nuovo mondo, come tutto sia in armonia e basato sui dettagli minuziosi, dalle luci alle scenografie e di tutti quei piccoli riti che si fanno per prepararsi e allontanare l'ansia. Mi sono messa a camminare e guardare nei vari angoli ogni metro del teatro per scoprirlo totalmente. Una volta salita l'ansia, ho iniziato a ricontrollare che tutto fosse in ordine, il vestito, la pettinatura, il trucco e i capelli, per poter essere al meglio una volta sul palco. Non avevo mai capito quanto lavoro e quanta fatica e dedizione ci fossero dietro uno spettacolo, per portarlo a termine, per arrivare ad emozionarsi, per emozionare e trasmettere qualcosa a chi guarda, perché il compito di un artista è far arrivare un'emozione e fare in modo che lo spettatore ne esca cambiato. Dopo molti anni ho capito di essermi migliorata e di aver reso più chiare le emozioni che voglio trasmettere senza preoccuparmi, come prima dei giudizi che adesso non mi interessano, perché ho capito che la danza serve a liberarmi, non a controllarmi. La danza mi ha arricchito sia di nuove esperienze che di nuove amicizie, perché sul palco togliamo tutte le nostre maschere e ci mostriamo per quello che siamo realmente senza doverci preoccupare dei giudizi degli altri. Adesso manca poco, il sipario finalmente si sta alzando, le luci in platea si spengono e noi ci prepariamo. Tocca a me.